Benvenuti e benvenute, questa è la prima edizione del TG6. In apertura alla politica, Pescara, conferenza stampa del presidente della giunta regionale Marco Marsilio, che ha voluto esporre l'attività di governo dei primi 180 giorni di legislatura. Sono stati tanti i temi toccati, tra cui la ricostruzione e la sanità. Vediamo il servizio. Una conferenza stampa scenografica, quella indetta questa mattina a Pescara dal presidente della regione Marco Marsilio. Alla presenza dei giornalisti e di gran parte dei politici abruzzesi di centrodestra, la giunta regionale al completo ha raccontato i primi 6 mesi di governo. Marsilio si è sottoposto alle domande della stampa, toccando punto per punto le principali questioni che interessano la politica abruzzese, a partire ovviamente dalla ricostruzione post-sisma, che procede a rilento. Sulla ricostruzione stiamo moltiplicando il lavoro e il numero di personale a disposizione degli uffici. Già oggi la produttività dell'ufficio della ricostruzione, che gestisce direttamente la regione Abruzzo, è 4 o 5 volte superiore a quella che abbiamo trovato, grazie anche al fatto che abbiamo stanziato fondi nostri. Non abbiamo atteso soltanto che il governo ci riconoscesse quello che è dovuto e che ancora non è arrivato nelle misure davvero sufficienti. Il governatore ha toccato anche il tema sanità e delle nomine ai vertici delle ASL e del Dipartimento regionale. Sulla sanità stiamo provvedendo al normale ricambio delle direzioni generali, oltre che del direttore del Dipartimento. La squadra da questo punto di vista si sta componendo ed è, diciamo, quasi completa, addirittura di arrivo. Questo ci consentirà di avere una sintonia con i dirigenti delle ASE, una sintonia di progettualità che è assolutamente necessaria per poter raggiungere gli obiettivi. Ancora accesa la questione del trasporto pubblico, dopo che il presidente di TUA, Gianfranco Giuliante, ha annunciato il taglio di 2 milioni e mezzo di fondi regionali. Non stiamo tagliando un bel niente, stiamo semmai salvaguardando TUA e il trasporto pubblico abruzzese da politiche, come dire, scellerate di spese fuori controllo, che avrebbero portato e porterebbero presto la TUA al fallimento se non adottassimo appunto le misure che stiamo adottando di razionalizzazione e di riorganizzazione della struttura. Per il presidente Marsilio la giunta regionale è una squadra coesa ed efficiente. Il retroscena però è un po' più complesso. Quest'estate infatti si era sfiorata la crisi di governo quando la Lega decise di mostrare i muscoli pretendendo più poteri in giunta. Ed è ancora da sciogliere il nodo UDC, che rimane con un piede in maggioranza e uno fuori. L'UDC ha avuto, come sapete bene, senza che ricostruiamo tutte le volte la storia, il torto di candidare una persona senza il consenso di tutto il resto della coalizione. Dopodiché questa persona è stata eletta, ha dichiarato di voler sostenere la maggioranza in maniera leale e corretta, anche perché ricordo che è eletta grazie al premio di maggioranza e grazie al fatto che esiste una maggioranza di cui faceva parte. Lo ha fatto fino ad oggi in maniera sostanzialmente corretta, quindi io non ho nulla da addebitare o imputare al comportamento di Marianna Scoccia, che in Consiglio regionale ha sempre votato con la maggioranza e per i provvedimenti che la maggioranza e che il Consiglio, che sono stati portati in Consiglio regionale. Quindi da questo punto di vista io penso che se il comportamento continuerà ad essere reciprocamente corretto non esistono problemi o difficoltà. Poi c'è qualcuno che ogni tanto li vuole creare, per carità, li affronteremo, siamo abbastanza avvezzi alla politica per capire anche questi meccanismi che non sorprendono, nulla di nuovo sotto il cielo. Ed anche l'opposizione ha fatto il bilancio su questi primi 6 mesi di governo regionale. Ovviamente giudizio negativo del PD sui primi 180 giorni della giunta Marsilio. Il capogruppo in consiglio regionale Silvio Paolucci ha parlato di giunta ferma. Ascoltiamo Paolo Renzetti. I rappresentanti del Partito Democratico Abruzzese bocciano senza se e senza mai i primi 6 mesi di attività della giunta regionale guidata da Marco Marsilio. Dalla giunta lenta si è passati alla giunta ferma, hanno spiegato questa mattina il capogruppo in consiglio regionale Silvio Paolucci, l'ex assessore all'agricoltura Dino Pepe ed il segretario regionale del partito Michele Fina. Sanità, trasporti, caccia, pesca, queste le note più negative. 6 mesi a discutere di nomine, non si ricorda un atto di programmazione, non si ricorda una legge significativa che non sia stata osservata. Marsilio risponde molto spesso agli appelli della Meloni e di Salvini,
si mette molto i panni e nei panni del parlamentare dell'opposizione, ma non svolge il ruolo di presidente di regione. La sanità ha atteso 6 mesi per i manager, non vi è un piano approvato, è blocco delle assunzioni, nulla si dice attorno agli investimenti degli ospedali. Per quanto riguarda i trasporti, rischiamo l'affidamento in house a Tua. Entro il 3 di dicembre di quest'anno rischiamo di non poter affidare le tratte attualmente in concessione. Studenti a terra, mezzi fermi, personale non assunto, Cerella in default. Per quanto riguarda la caccia, abbiamo il calendario venatorio bloccato, unica regione d'Italia, fondi fermi per l'agricoltura e per le piccole e medie imprese e nessuna visione dell'economia, del lavoro, della parte dello sviluppo legato al turismo, della strategia della trasversalità, della portualità, delle infrastrutture. Unica nota positiva, le risorse che noi lasciammo nel bilancio, quando arrivammo nel 2014 abbiamo dovuto anticipare 140 milioni di euro perché mancavano, vi era una inconsistenza di cassa, attualmente abbiamo lasciato 500 milioni che hanno giustamente adoperato per anticipare gli investimenti che però noi portammo a casa con il master plan, con la Giunta d'Alfonso e il Presidente del Consiglio Renzi. Ci chiediamo quali sono dopo 6 mesi le risorse vostre di questo governo regionale aggiuntive che avete portato all'Abruzzo. Zero. E sempre sulla politica, ecco le prime nomine regionali in provincia di Teramo. La maggioranza del governatore Marsilio sceglie il direttore vicario dell'INAIL, Maria Ceci, come presidente dell'ATER, mentre al vertice dell'ADSU designa il chietino Nicola D'Ambrosio. Tania Bonici Castelli. Arrivano le prime nomine regionali a Teramo, nomine con le quali si designano i nuovi vertici dell'ATER e dell'ADSU, l'azienda per il diritto agli studi universitari. Le indicazioni sono giunte ufficialmente da Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio della Regione Abruzzo, che ha reso noto le scelte della maggioranza del governatore Marco Marsilio. Iniziamo con l'ATER, l'ente pubblico che si occupa di edilizia popolare e che a Teramo dovrà gestire la ricostruzione degli alloggi terremotati. A sostituire il commissario Nicola Salini, nominato dalla passata giunta di centrosinistra, arriva l'avvocatessa teramana Maria Ceci, direttore vicario dell'INAIL di Teramo, con grande esperienza in sicurezza negli ambienti e luoghi di lavoro. Nel CDA Maria Ceci sarà affiancata da Rando Angelini, ex sindaco forzista di Sant'Egidio alla Vibrata, e da Gianmario Cauti, neoeletto presidente dei giovani imprenditori teramani di Confindustria. Alla presidenza dell'ASU di Teramo invece, al posto di Paolo Berardinelli, veterinario e professore universitario di anatomia, la Regione Abruzzo ha nominato il chietino Nicola D'Ambrosio, componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università d'Annunzio. Nel Consiglio di Amministrazione dell'ASU siederanno l'avvocatessa teramana Federica Benguardato, conosciuta anche per essere il legale di Salvatore Parolisi, e Costantino Cianfaglione, ingegnere di Pratola Peligna. E siamo solo all'inizio. E adesso la cronaca. Ennesimo incidente sul lavoro è accaduto questa mattina all'alba in un'azienda di Pianella, in provincia di Pescara, dove un operaio di 56 anni, per cause in corso di accertamento, è stato parzialmente travolto da un carico pesante. Soccorso dai colleghi e poi dai sanitari del 118, l'uomo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Pescara in codice giallo. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'accaduto. Le condizioni però non sono gravi. E voltiamo pagina. Un video di una telecamera di sorveglianza ha ripreso il branco che ha aggredito un 17enne a Lanciano la sera dell'apertura delle feste di settembre. Il ragazzo ora rischia di perdere l'occhio trafitto dalle lenti dei suoi occhiali che hanno bucato la cornea. Tre ragazzi, studenti di Lanciano, sono stati denunciati dai carabinieri per aver aggredito il 17enne Emanuel la notte dell'apertura delle feste. I volti e i nomi sono emersi dalle immagini della videosorveglianza filmate in Largo Mario Bianco da un'attività commerciale. Per FR, PF e BF, tutti e tre di 19 anni, il reato ipotizzato è di lesioni personali aggravate, accusa per la quale rischiano una condanna da 3 a 7 anni di reclusione.
La loro posizione è al vaglio della Procura della Repubblica di Lanciano, alla quale i militari hanno rimesso un corposo rapporto. Il ragazzo venne aggredito per futili motivi, con pugni che gli hanno provocato lesioni alla cornea e che i medici dell'ospedale di Pescara hanno tamponato con un delicato intervento chirurgico. L'episodio suscitò clamore in città per via della denuncia sui social da parte del padre di Emmanuel, che diventò presto un vero e proprio tam-tam. Per il comandante dei carabinieri è tuttavia fondamentale la tempestività della denuncia alle forze dell'ordine, dice il capitano Vincenzo Orlando, perché determinati particolari che potrebbero essere risolutivi sono sicuramente più chiari nell'immediatezza dei fatti. Fondamentale in questo caso anche la presenza sul luogo del crimine di un sistema di videosorveglianza, spesso appannaggio solo di attività commerciali. E adesso parliamo di ambiente. Secondo gli ultimi dati ISPRA, infatti, l'Abruzzo è la prima regione in Italia per percentuale di consumo di suolo tra il 2017 e il 2018, rispetto al totale già consumato. Il processo di cementificazione riguarda tutta quanta la regione, ma Pescara è ancora la città dove si copre più terreno. Da polmone verde d'Europa a regione numero uno in Italia per consumo di suolo. E questa è la triste parabola dell'Abruzzo, che punta all'esempio padano dell'industrializzazione. Tra il 2017 e il 2018 la nostra regione è quella che ha cementificato di più rispetto al suolo totale già consumato. È quanto emerge dai dati ISPRA, secondo cui in totale si sono persi altri 282 ettari, 38 comuni hanno consumato più del 10% di terreno e 11 comuni più del 20%, con Pescara capofila, che ha cementificato il 51,3% del suolo. E questa è sicuramente una delle motivazioni dei continui allagamenti subiti negli anni dal capoluogo adriatico, che a volte hanno avuto anche tragici epiloghi. Palazzi e strade sorgono come funghi e il panorama è sempre più grigio. Nemmeno i comuni dei parchi nazionali sono esenti da questo processo. Pesco Costanzo e Pescasseroli hanno consumato oltre un ettaro ciascuno di suolo. L'allarme è lanciato dall'associazione ambientalista Forum H2O, che sprona le istituzioni a un cambio di rotta. Intanto continuano imperterrite tutte quelle azioni che mettono a rischio il patrimonio naturalistico abruzzese, come ad esempio la costruzione della centrale SNAM di Sulmona con il relativo metanodotto, progetto approvato anche dal Ministero dell'Ambiente. A dimostrazione di come, anche oggi che le questioni ambientaliste sono tornate di moda e nelle bocche degli opinionisti televisivi, di fronte alla speculazione economica non c'è natura che tenga. El Foundry, i sindacati chiamano in causa anche il Mise. Il sindacato FIM-CISL ha dichiarato: non conosciamo nulla dei nuovi proprietari cinesi, c'è molta confusione. Ancora nubi all'orizzonte nel futuro di El Foundry. Dopo il passaggio delle quote societarie nelle mani dei cinesi di Wuxi, crescono i timori dei lavoratori sull'assenza di strategie industriali e finanziarie da parte dei nuovi investitori. A lanciare l'allarme sono FIM CISL, FIOM CGL e WILM UIL, che insieme alla RSU dello stabilimento di Avezzano fanno appello alle rispettive segreterie nazionali, esortandole ad intervenire sul Ministero dello Sviluppo Economico per organizzare un incontro urgente con la proprietà per una vertenza che i sindacati definiscono tra le 161 irrisolte in tutta Italia. L'ultimo incontro che noi abbiamo avuto per quello riguarda la L Foundry l'anno scorso al Ministero del Lavoro risale a novembre 2018 e l'impegno era quello di rivederci a gennaio scorso. Non conosciamo chi è il nuovo acquirente, ovvero il detentore materiale di tutto quello che è il pacchetto, non solo azionario, ma addirittura tutto lo stabilimento. A destare preoccupazione tra i lavoratori è soprattutto l'assenza di un piano industriale, oltre che la poca chiarezza sulle coperture finanziarie per lo sviluppo industriale e occupazionale del sito. Si tratta di rifare una programmazione di tutto, non soltanto della fase industriale, capire l'aspetto finanziario intanto, se ci sono realisticamente le coperture finanziarie da parte di quest'ultimo acquirente per poter mantenere l'occupazione a 1.500 dipendenti più tutti quelli che sono interinali, quindi lavoratori a tempo determinato, se ci sono le condizioni per mantenere le società esterne che comunque contribuiscono alla realizzazione del prodotto finale. Manca tutto. La
situazione è molto molto confusa e certamente non per colpa del sindacato, che si ostina giustamente a chiedere incontri a livelli superiori. Una battaglia nella quale i sindacati sembrano non aver trovato nemmeno l'appoggio della politica locale. Il mese scorso abbiamo scritto al commissario prefettizio del comune di Avezzano per chiedergli un incontro, più di 40 giorni, né un sì né un no. E i sindaci di Fossa Cesia e Rocca San Giovanni chiedono alla provincia di Chieti interventi urgenti per riasfaltare la strada provinciale che collega i due paesi. In questo periodo di vendemmia e la strada è ancora più pericolosa da percorrere. Vediamo il servizio. Solita storia, lamentele ormai di routine, allarmi inascoltati. Le strade provinciali sono ormai al collasso, con interventi tampone nelle situazioni limite, ma altri casi ugualmente sconcertanti che rimangono così, senza nessun intervento. E i sindaci continuano a sollecitare, protestare, fare la voce grossa. Stavolta sono i sindaci di Rocca San Giovanni e Fossa Cesia, di Rito e di Giuseppe Antonio, a perdere la pazienza in relazione alla provinciale che collega i due paesi, di seste e crepe sull'asfalto, ma soprattutto profonde buche. Faccio questa strada, purtroppo devo spegnere le luci perché mi si sono fulminate un sacco di lampadine. E gli ammortizzatori? Gli ammortizzatori, vabbè, già sono vecchi comunque, boom boom quando passo, capito? È un senso proprio di abbandono, mi dà un senso di tristezza, capito? Che con tutte queste tasse che paghiamo. Cioè... E in questo periodo la strada è percorsa da centinaia di trattori che trasportano uva nelle due importanti cantine presenti sul territorio. Nei tratti più ammalorati i mezzi sobbalzano, perdendo parte del carico che più volte gli automobilisti si sono trovati di fronte all'improvviso, un pericolo reale. Attraversando questo tratto di strada costituiscono un pericolo davvero incredibile ed ecco perché come sindaco di Fossa Cesia con il sindaco di Rocca San Giovanni abbiamo chiesto un intervento urgente. E di rito accusa il presidente della provincia Pupillo di atteggiamenti diversi a seconda dei comuni. Io sono molto amico di Mario Pupillo, lo ringrazio per le attenzioni che ha, ma in questo momento e soprattutto per quanto riguarda le strade provinciali che attraversano il mio territorio, di questa attenzione ce n'è veramente poca. E ora a proposito dell'incidente di due giorni fa, quello dell'autobus che è fuoriuscito di strada, c'è giunto in redazione un comunicato stampa del Trasporto Unico Abruzzese che vado subito a leggervi. TUA S.p.A. comunica di aver attivato un servizio dedicato alla gestione degli aspetti assicurativi relativi all'incidente del 17 settembre. Il servizio è attivo presso la sede TUA S.p.A. di Pescara in via San Luigi Orione 4 nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12. La struttura proposta, la gestione di tali aspetti e l'ufficio sinistri presso gli affari generali, altresì possibile contattare il numero di cellulare 366-6689-113. TUA rimane a disposizione di tutti coloro che sono rimasti coinvolti nell'incidente. E andiamo avanti col nostro telegiornale, torna Puliamo il Mondo, l'iniziativa di Legambiente, 20, 21 e 22 settembre con oltre 200 alunni e 10 associazioni locali coinvolte. Vediamo il servizio. Tre giorni all'Aquila per pulire il mondo, una manifestazione nazionale che torna promossa da Legambiente, alla quale però quest'anno hanno aderito Comune, ASM, coinvolgendo più di 200 studenti di 4 circoli didattici cittadini e soprattutto ben 10 associazioni locali e proloco, non solo il centro storico ma anche le frazioni. Il 20 settembre l'iniziativa partirà al Parco del Sole alle 9.30, uno spettacolo di educazione ambientale al Teatro di Beverly Pepper, curato dal Teatro dei 99 sulla differenziata. A seguire ci sarà una caccia al tesoro. Nelle altre due giornate invece il centro in evidenza ma anche le frazioni. Le associazioni e le proloco infatti faranno attività in Piazza Duomo, Onna, via Monsignor Pimpo, la Villetta, Colle Sapone, Parco Giochi del Castello, Piazza Sant'Amico e Centro Sociale di Civita di Bagno. Ai bambini verrà consegnato un kit acquistato grazie all'ASM e anche alle altre associazioni verrà fornito materiale per la ripulitura. A tutti i cittadini che vorranno comunque collaborare all'iniziativa, ASM regalerà dei sacchetti biodegradabili compostabili per la raccolta differenziata dell'umido. Credo che
parta molto dai giovani. Infatti uno dei nostri progetti è proprio quello di rientrare nelle scuole e far capire l'importanza di tenere pulito il nostro ambiente, quindi ogni iniziativa che è tesa ad ottenere questo risultato ci vede sicuramente validi alleati. Primo pensiero nel momento in cui abbiamo aderito a questa manifestazione nazionale articolata su 3 giorni, 20, 21 e 22, come dicevo, il primo pensiero è andato proprio ai ragazzi delle scuole. Anche nelle edizioni precedenti a cui il Comune ha aderito sono stati coinvolti, quest'anno però abbiamo inteso farlo in modo più sostanzioso. Abbiamo la partecipazione di 4 circoli didattici per un totale di circa 200 bambini, quindi rispetto agli anni precedenti abbiamo quadruplicato quasi il numero delle partecipazioni. Sui ragazzi, ovviamente dai ragazzi parte la tutela e il preservare l'ambiente e il nostro territorio, è da loro ovviamente che si deve ripartire. Siamo così giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale, che inauguriamo con uno degli eventi più caratteristici della città di Pescara. È stato presentato ieri sera all'Aurum l'edizione numero 72 del trofeo Matteotti, la classica del ciclismo abruzzese che torna con una parterre di corridori ancora superiore, che sarà importante per il commissario tecnico Davide Cassani in vista della scelta degli uomini da convocare per il Mondiale in Inghilterra terra di domenica prossima. Ascoltiamo Jacopo Forcella. Sono contento che il cast partente più importante, vi dico che per me è stato molto impegnativo, lo è fino al 22 sera, però sembra orgogliosi quando fai qualcosa di costruttivo. Aumentano le squadre World Tour, ma soprattutto c'è curiosità perché il trofeo Matteotti inevitabilmente dà delle indicazioni a Davide Cassani per le convocazioni ai mondiali nello Yorkshire. Sì, sicuramente un po' i giochi sono fatti, però quella rifinitura è anche la consapevolezza della formazione che poi la maggior parte parteciperà al mondiale, e che non porti bene magari il Matteotti, che chi vince il Matteotti vince anche il mondiale, allora siamo veramente ancora più felici. 72, sì, l'anno scorso diceva Giuliani che doveva essere l'anno zero per loro, perché giustamente si sono trovati così un po' spaesati, e quest'anno sono sicuro che col numero uno per loro già ho capito che sarà una bellissima manifestazione. Sono contento. Sarà una manifestazione che vedrà più squadre World Tour, che vedrà la nazionale italiana, ma soprattutto in cui probabilmente i giochi per il mondiale verranno definiti per la nazionale italiana. Ma io guardavo gli opuscoli del passato, l'ultima settimana si giocavano molti la maglia azzurra, e non nascondo che molti hanno vinto poi il campionato del mondo. È pronto a divertirsi domenica? Sì, ma divertirmi, stare tranquillo, sereno, senza avere quelle problematiche che ho avuto sempre e che ho sofferto per tantissimi anni. Buon Matteotti allora. Grazie anche a voi. Abbiamo un ottimo rapporto con il presidente Sebastiani, collaboriamo anche su Pescara Calcio. Tutto quello che possiamo fare, per quello che possiamo fare per l'Abruzzo, non lo facciamo, quindi siamo contenti. Come la vede questa nuova era del trofeo Matteotti? Sicuramente la scelta della data. È chiaro che con Pro Tour, vari giri, anche con il tipo di cambiamento di preparazione dei corridori alle corse, un po' quella data agosto era un po' complicata, perché chi era in mezzo alle grandi corse o chi doveva preparare un grande giro, il mondiale alla fine, probabilmente scavallavano quella prima settimana d'agosto. Oggi averla ridossa al mondiale è una grande furbata, e credo che sia un'opportunità per chiunque voglia poi provare a vincere il mondiale, venire a fare una corsa così dura dove ci sono grandi corridori. E a proposito di ciclismo, questa sera ospite di Velò su TV6 ci sarà Giulio Ciccone, che domenica correrà con la nazionale italiana di Davide Cassani sulle strade del Matteotti. Il ciclista abruzzese racconterà la sua straordinaria stagione, che ha visto il culmine al Tour de France quando ha indossato per 2 giorni la maglia gialla, simbolo del primato in classifica. Oltre a Giulio Ciccone, presente anche il sindaco di Pescara Carlo Masci e il presidente onorario del trofeo Matteotti Renato Ricci, a poche ore dalla partenza della classica abruzzese. Dunque questa sera, a partire dalle 21, non perdete l'appuntamento con Velò, la trasmissione dedicata al mondo del ciclismo ideata da Luciano Rabottini.
E adesso il calcio. A margine della presentazione del trofeo Matteotti, il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, ha parlato del big match di sabato pomeriggio, che vedrà in campo i biancazzurri contro la prima della classe, Virtus Entella, confermando che, malgrado lo stop lungo di Tumminello, il Delfino non tornerà sul mercato per colmare la sua assenza. Ascoltiamo il servizio. Il campionato di Serie B è bello per questo motivo, l'Entella è partita molto forte, ha una squadra collaudata, già giocano insieme già da alcuni anni e quindi può essere anche la sorpresa del campionato, perché no? Noi stiamo facendo anche bene, quindi sarà una bella partita. Pescara l'hanno definito cinico e spietato, sono due aggettivi che bastano al presidente Sebastiani, o vorrebbe anche divertente a fianco? Ma divertente, poi alla fine ci si diverte sempre quando si vince, che quando si perde non ci si diverte mai, quindi se deve essere cinico e spietato e vincere va bene così. All'infortunio di Marco Tumminello, che sarà fuori per tanto tempo, oggi l'operazione è andata bene, questo costringerà il Pescara a tornare nel caso sul mercato, o il Pescara pensa di avere già una rosa adatta a terminare il campionato così? Ma a me dispiace molto intanto per Marco, perché questo ragazzo è veramente sfortunato. 2 anni fa aveva iniziato molto bene a Crotone e si è rotto il crociato. Quest'anno ha cominciato molto bene a Pescara e si è rotto l'altro, quindi probabilmente quando tornerà lo porterò da qualche parte a farlo benedire questo ragazzo. Però noi non dobbiamo tornare assolutamente sul mercato, perché abbiamo 3 attaccanti, abbiamo Brunori, Maniero e Borrelli, e anzi, dispiace per quello che è successo, ma magari troveranno più spazio anche gli altri. Ecco, a proposito, quindi Borrelli è molto probabile che possa dalla primavera essere aggregato molto più spesso alla prima squadra. Ma Borrelli era in partenza già aggregato alla prima squadra, è chiaro che nel momento in cui ci sono 3 attaccanti, se il mister gioca con una punta sola, Borrelli va a dare una mano alla primavera, e si è visto anche nella partita con l'Inter che valore ha questo ragazzo. Io sono felicissimo se viene in prima squadra, perché è un prodotto del nostro vivaio, un ragazzo molto forte e noi ci puntiamo molto. E adesso la Serie C, il Teramo in partenza per la Calabria, dove sabato affronterà il Rende in trasferta per la quinta di campionato. Ha parlato l'allenatore biancorosso Bruno Tedino e ha fatto un'analisi del valore delle squadre che partecipano al Girone C. Questo campionato, cioè il Girone C, è completamente diverso. A mio modesto parere, mio personale, ci sono 5 squadre che tenteranno dichiaratamente di vincere il campionato, e hanno strutture, hanno pubblico, hanno società, quindi ci sono anche le squadre, secondo me, di seconda fascia, ritenute di seconda fascia, che hanno delle qualità di almeno 7-8 giocatori molto importanti per squadra, quindi un campionato veramente molto difficile, molto pesante da digerire, anche per un discorso ambientale. Cioè, un conto è andare a giocare, con tutto il rispetto a Imola, è un conto è andare a Monopoli, dove l'ambiente non è caldissimo ma comunque c'è già diverso. Un conto è andare ad Avellino, un conto è andare a Catanzaro, un conto è andare a Catania, un conto è andare a Reggio Calabria. Cioè, è un campionato bellissimo, chiaramente molto difficile e competitivo per più cose, per un discorso sicuramente tecnico, un discorso tattico, un discorso ambientale, dove non è che succedano grandi cose, però non è che la squadra subisce gol dal pubblico, però nei momenti di difficoltà o comunque nei momenti di un tiro in porta che sorvola la traversa di 5 metri, ecco che l'ambiente si scalda, sono 7-8 mila, 10 mila spettatori che comunque ti spingono, ti aiutano, e questo naturalmente si sa che è un grande vantaggio per chi gioca in casa. Ma per come siamo partiti noi non possiamo essere considerati una squadra che sta nella prima fascia in questo momento. Il Teramo deve riuscire a provarsi a entrare tramite il lavoro, tramite la continuità e tramite, diciamo, la pazienza di aver costruito un puzzle di un certo tipo, un certo tipo di lavoro e soprattutto, secondo il mio punto di vista, la conoscenza reciproca di tutti quanti i giocatori, che in questo momento è ancora diciamo non ottimale. Però ripeto, il Teramo deve provare in tutte le maniere a fare il massimo ogni partita, e poi facciamo il totale di tutti quanti gli ingredienti e vediamo dove arriviamo. Però secondo me la cosa più importante è creare una base importante su cui lavorare, secondo me questa è la cosa più importante per dare continuità.
E questa era l'ultima notizia, vi ricordo che tutti quanti i nostri servizi li potete recuperare sul nostro canale YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Il TG6 torna alle ore 19, grazie per essere stati con noi, un buon pomeriggio.